Ciao raga, sono Zoom99 e questo è il quarto Let's Play su Minecraft. Allora, nello scorso nel Let's Play precedente avevamo preso il lupo. Saluta, vabbè, Zeus. E oggi andremo nel canyon. Andremo quindi qui sotto. Ovviamente non voglio cadere ora. Ok, quindi. Lupo, dove sei? Tu fermati. Anzi, in realtà tu vai dentro casa. No, perché non vorrei perderlo, che lui mi segue poi fino a un certo punto. O se non vede che nessuno mi attacca, oppure capisce una cosa per un'altra, questo, e potrebbe pure decidere di andare, io non lo potrei trovare più. E quindi mi dovrei allontanare dalla casa. Allora, tu ti stai fermo qua. Io intanto. Allora, gli angoli li devo ancora fare, eh? Però mi è venuta una nuova idea. Possiamo farli o con la pietra e i mattoni, oppure tutta con il quarzo. Solo che con il quarzo dovrei andare nel Nether. Cioè sarebbe, dovrei prendere l'ossidiana e poi aspetta, perché adesso non si gira più? Ah no, perché sto guardando di sotto. Mamma mia! Ok, allora vediamo un attimo cosa abbiamo nell'inventario. Ah, ma io ho un altro piccone, che culo. Allora, vediamo com'è la situazione. No, vabbè, scaviamo di qua, così ci creiamo la strada, perché non ho voglia di cadere. È incredibile, è già finito. Comunque, buone cose queste perché abbiamo trovato del materiale che ci serve, cioè il ferro. Aspetta, non so se lo vedete molto, eh. Però vabbè, tanto ci avvicineremo. Allora, cambiamo oggetto, cerchiamo di non caderci sotto, che io non c'ho voglia di morire, anche perché, no, ora riprenditi però, eh. No, non l'ha nemmeno ripreso. Handicap. Allora, facciamo una bella cosa. Scaviamo. Ragazzi, lo so che è una cosa pericolosa, ma io se no poi non so come continuare. Vabbè, dai. Aia. Vabbè, tanto non perdiamo molta vita. Allora, qua c'è la scalettina nostra. E ora prendiamo il ferro. Il ferro è uno dei materiali più duri e più resistenti di Minecraft. Vabbè, togliendo il diamante. Il diamante si trova nelle profondità. Spesso, come si dice su internet, come dicono su internet, si trova a livello della lava oppure a livello bedrock, cioè sarebbe una pietra nera che è indistruttibile, perché in pratica, cioè in sopravvivenza è indistruttibile, invece in creativa si distrugge facilmente toccandola, e però è quella che contiene tutto il mondo. Ok, siamo là sotto.
non vorrei perdermi perché non c'ho voglia, insomma. Quindi ora adesso esploreremo qui. Ma però non è giusto. Ok, due torce. No, mi servono le torce perché sennò poi non ci vedo nulla. Ok, carbone, carbone, carbene. Ok, speriamo che non arrivi uno zombie a ucciderci. E anche il creeper. Vabbè, comunque, finché siamo... Cavolo è? Aspetta, no. Finché siamo illuminati... Non ci potrà accadere nulla. Solo che io mi aspettavo un pochino più di materiali. Vabbè, a parte qua il coso. Qua la pietra che raccogliamo. Vabbè, mi si distrugge il piccone. Tanto ne ho due. Ne ho due altri ancora. Uno di legno e uno di pietra. Quello di pietra l'ho fatto perché sapevo che il ferro si prende solo con il piccone di pietra. Poi prendiamo questo e ci spostiamo che... Sento rumore di zombie, non vorrei sbagliarmi. Ok, qua sopra c'è un po' di ferro. Eccolo qui. Ma allora ci facciamo un attimo la stradina, tranquilli. No, meno male che mi sono fermato, perché se sbagliavo piccone quel blocco era già stato perso. Ok, ora... No, non riusciamo nemmeno a farci la scaletta. Sì, che culo! Ho fatto il salto per arrivare da questa parte perché ho visto un altro po' di ferro. Anche perché questo ferro a me mi serve. Poi... No. Sto sbagliando. Scusate ragazzi, ho sbagliato. Aia. Vabbè, riprendiamo la torcia, che non mi serve più. Ragazzi, come dire, abbiamo trovato il ferro, abbiamo trovato carbone, meno male che c'è. E... Insomma... Vabbè, per questo video è tutto, da Zoom 99 è tutto, al prossimo Let's Play, ciao!